Salomonico Pareggio tra Porto d'Ascoli e Montegiorgio in una gara con rare emozioni, per lo più nella ripresa di marca Orange ed al termine di 90 minuti giocati a ritmi non eccessivamente elevati da parte delle due formazioni. Alla fine la divisione della posta in palio ci sta tutta. Ciampelli deve fare a meno dello squalificato testa tra i pali e a suo posto c'è il giovane Firinori, mentre Passa l'acqua vince il ballottaggio con Rovinelli e fa coppia con Sensi al centro della difesa. Napolano arretra sulla linea dei centrocampisti fungendo da playmaker al posto di Alessandro con il tridente offensivo composto da Bonavoglia, Spagna e Battista. 4 3, -3 anche per Domenico Ezzotti con per Pepai antiche e cardoni come terminali offensive. In fase di possesso palle i due esterni scalano in mediana andando così a comporre un granitico 4-5-1. La prima conclusione del match è di marca Orange al terzo, con Rossi che da fuori area non inquadra lo specchio della porta. Ci prova anche Pietro Paolo, ma la sua botta di sinistro viene contrata in area con il corpo da Diop. La risposta del Montegiorgio è affidata al dodicesimo a Cardoni, che impegna a terra finori. Al ventottesimo il Porto si fiori il vantaggio. Tiro cross dalla sinistra di Battista, che taglia tutta l'area di porta, con Spagna e Rossi che, per un non nulla, mancano il tocco risolutore sotto porta. Il Montegiorgio preferisce giocare di rimessa cercando di sfruttare le qualità tecniche Cardoni che al 31esimo prova la conclusione al giro ma senza esito. Porto d'Ascoli continua il suo fraseggio ma senza pungere più del dovuto con il rossoblù di Zotti che si difendono con ordine. Al 43esimo una serie di rimpalli in aria permette ad Antichi di concludere da buona posizione ma la mira è errata. Si va così al riposo sullo 0-0. All'inizio riprese Montegiorgio protesta per un fallo di mano in area di Pasqualini su colpo di testa di Diop ma l'arbitro lascia correre. Izzotti cambia due terzi del reparto avanzato sostituendo prima Antichi con Leonetti e poi per Pepai con D'Agostino. Al sedicesimo Spagna viene messo giù da De Angelis che si becca anche il giallo al limite dell'area con gli orange che invece reclamano il penalty. Sulla conseguente punizione Napolano non inquadra lo specchio della porta. Ci prova poi Diop con uno shoot da fuori aria ma senza esito. Occasionissima Orange al ventesimo, Battista per Pasqualini che entra in area e mette al centro, dove il neoentrato Verdesi arriva per primo sul pallone, ma il suo tocco finale viene deviato in angolo da Morganti con un recupero in extremis. È ancora Verdesi al ventiquattresimo a sciupare una chiara occasione da rete, Battista dalla sinistra mette in mezzo il pallone sull'uscita di Forconesi, pressato da Spagna. Il numero 7 Orange si ritrova la palla tra i piedi, ma porta vuota, calcia alto sulla traversa. Il Portodascoli insiste ma non sfonda, con il Montor Giorgio che controlla bene le iniziative Orange e non accade più nulla neppure nei cinque minuti di recupero assegnati dall'arbitro.